Salve a tutti e bentrovati nel mio canale. Quest'oggi voglio trattare di un argomento molto importante per quanto riguarda la cultura zampognara, un argomento molto caratteristico. Allora, si tratta della cucchiarella. Allora, premetto che la cucchiarella è una tradizione prettamente campana. Ma poi questa è un'usanza che si è diffusa anche molto in Ciociaria e subito molto dopo in Molise e Abruzzo. Ma questa usanza è prettamente campana. Ora tutti si domanderanno a che cosa serve, anzi, se io domando, no, se ora vi domando, ma a cosa serviva la cucchiarella? A cosa serviva? Voi risponderete sicuramente serviva perché alle famiglie per cucinare, per girare il sugo. Oppure chi dirà che è simbolo di abbondanza, di buona fortuna ed abbondanza. Ma questi sono miti da sfatare e che non ci azzeccano niente con la vera e propria cultura zampognara. E poi c'è da dire che in tempi molto remoti, molto antichi, per esempio ai tempi del Regno delle Due Sicilie, c'era miseria da tutte le parti. La gente era povera, non aveva niente, non aveva nemmeno di cui scaldarsi. È tanto vero, non avevano nemmeno. Ma oggi abbiamo i doppi infissi che ci ripariamo. All'epoca no, c'era molta miseria, c'era molta miseria. E allora per loro figuriamoci se riusciva a mangiare bene a quei tempi. Allora, c'era miseria da tutte le parti. E poi no. Io mi domando, secondo voi, perché regalare, secondo voi, se non fosse una tradizione, questo di regalare le cucchiarelle? In genere regalare la cucchiarella ad una donna è maleducazione, no? Perché sarebbe quello che deve fare lei. E non è tanto corretto, cioè, fateci caso. Quindi la cucchiarella, prima di tutto, non ha niente a che vedere con il mangiare, come molti credono, assolutamente. E poi c'era molta miseria. Allora, vi racconto quale sarebbe l'usanza. Durante i mesi estivi, in particolar modo nei mesi di settembre e di ottobre, non si no, che dico, nei mesi estivi, in particolar modo nei mesi di settembre, i zampognari scendevano dai paesi loro per raggiungere le grandi città, in particolar modo Napoli, e bussavano porta per porta a queste famiglie, alle case, e portavano con sé delle cucchiarelle che loro facevano durante l'anno. Sono degli aggeggi tipo degli attrezzi tipo mestoli oppure forchettine fatte di legno, intagliate a mano, artigianali. E questi bussavano porta per porta a queste famiglie chiedendo se queste famiglie volevano la novena. Se la famiglia diceva no, passavano appresso. Ma se la famiglia a cui avevano bussato, o comunque se dicevano sì, allora
regalavano, i zambonieri regalavano a questa famiglia questa cucchiarella, che chiaramente questa è una cosa industriale, questa è praticamente la cucchiarella per cucinare, ma la cucchiarella che regalavano loro i zambonieri era fatta in tutto un altro modo, e soprattutto la cucchiarella che regalavano alle famiglie, era un segno, era un simbolo di pegno. E queste famiglie, la famiglia che voleva la novena, diceva sì, dovrà appendere la cucchiarella sul portone di casa. E chiaramente questo lo facevano porta per porta, andando anche prima dai vecchi e poi dai nuovi clienti. E nel momento in cui loro regalavano questa cucchiarella che dicevano sì, allora quelli si erano fatto un cliente. Dopodiché chiaramente si tornava a casa. E se per il mese di dicembre, quindi Immacolata, Bambinello, si segnavano gli itinerari da fare durante tutto questo mese. Si segnavano tutte quelle famiglie che avevano accettato, sia per famiglia o comunque per nome. E durante il mese di dicembre andavano girando per queste famiglie che avevano detto sì, andavano a suonare da loro. E dunque la cucchiarella era un segno di pegno per queste famiglie e non segno di abbondanza. E quindi questi zambognari, cominciando dalle 7 di mattina fino alla tarda notte, andavano girando porta per porta. Questa è un'usanza che viene prima di tutto dalla Campania. La Campania è una regione con una cultura zampognara molto caratteristica. E loro non peraltro, questo è un argomento che poi tratteremo in seguito, non peraltro loro usavano per suonare usavano un utre fatto conciato di verderame, che dava, come vedremo, darà resistenza, diciamo, sarà un utre duro e quindi potrà favorire alla zampogna una pronta messa in moto, diciamo così. Insomma, in poche parole, con l'otre di verderame la zampogna subito parte. È un argomento che poi tratteremo in seguito. E spero chiaramente che questa rinfrescatina di cultura zampognara vi sia stata di gradimento. E noi ci vedremo al prossimo video. Ciao a tutti da Green 97.